Buongiorno agli altri, insomma, invitati. Io volevo partire con intanto diciamo che la questione calda dal punto di vista politico è appunto la questione della riapprovazione del rendiconto 2008 che è avvenuta mercoledì sera in seno al Consiglio Comunale. Prima di affrontare questo argomento, però, volevo da parte del consigliere Pizzillo una puntualizzazione su diciamo, un malinteso che si è creato a livello mediatico e che comunque anche sono state coinvolte molte persone che hanno frainteso il messaggio delle nuove assunzioni al comune. Volevo brevemente, insomma, che lei Sì, potesse, sì, brevissimamente, ecco, che puntualizzassimo un anche attimo questa cosa per evitare, o meglio, Radio Cammarata vuole mettere i puntini su lei su questa cosa e sottolineare il fatto che prima di scrivere, insomma, bisogna stare un attimo attenti per evitare appunto che si possano creare le situazioni sì, intanto che io abbiamo visto queste parto con una settimane. premessa, nel senso che questa consiliatura, a mio avviso, si sta caratterizzando per un particolare storico, cioè quello che in fondo è la sindacatura più, la consiliatura più tecnologica forse che abbiamo mai vissuto, per una serie di motivi, perché sono esplosi i social network, è esploso internet come strumento di diffusione delle informazioni, e noi ci troviamo anche ad affrontare i pro e i contro di questa situazione. Questo cosa comporta? Comporta che chiunque si sveglia la mattina, dice qualcosa, la scrive su internet, e questa cosa purtroppo spesso diventa legge, regola o comunque fa opinione nel bene e nel male. Questo è quello che succedeva anche con la televisione, probabilmente 30 anni fa, 40 anni fa. Questo lo dico da studioso di comunicazione, non tanto da consigliere comunale. Quello che è successo con la situazione dell'assunzione è una cosa molto particolare, nel senso che l'amministrazione ha appunto approvato queste delibere di giunta dove non si parla di nuove assunzioni, semmai si ragiona su un allargamento della pianta organica nella misura in cui il comune ha bisogno di quel numero di dipendenti per funzionare nella maniera ottimale. Questo non significa nuove assunzioni. Infatti, nella delibera, se si legge bene, se si va a leggere bene, quando si parla di importo totale per le spese del personale, si vede che l'importo praticamente è identico. Quindi questo è un atto propedeutico da parte dell'amministrazione per appunto ragionare in un'ottica di totale efficienza della macchina comunale. È anche un atto propedeutico per un'eventuale stabilizzazione del personale precario del comune, quindi io vorrei rassicurare tutti i cittadini, anche perché come consigliere comunale io ho ricevuto quella giornata non meno di 30 telefonate, giustamente le persone Non ci sono cercavano insomma un chiarimento su questa situazione. Credo che ci sia anche un discorso di presa di responsabilità, a mio avviso, da parte degli organi di informazione di questa città, che prima di scrivere, prima di lanciare insomma delle notizie che possono creare anche insomma confusione nei cittadini, debbano debitamente informarsi, a mio avviso, e cercare insomma di valutare la questione in tutti i particolari. Quindi Quindi il comune non. il comune non assumerà nessuno, anche perché non lo può fare. Dico, in questo momento il comune di Cefalù vive una gravissima situazione finanziaria e non può assumere nessuno. Se come dire, il particolare che bisogna centrare in questa questione è proprio l'importo delle spese che il comune fa per il personale, che se non ricordo male è di circa 3 milioni e 100 o qualcosa del genere. Nella delibera viene spiegato esplicitamente che non ci sarà alcuna variazione insomma, nell'importo complessivo, da questo si capisce, insomma, che non ci saranno nuove assunzioni. Perfetto, Posso? grazie. Sì, prego, certo. Prego, A consigliere, sì. conforto di quello che ha appena detto il consigliere Pizzillo, confermo pienamente, così dico onde evitare, Due diciamo, le parti. due parti sono in questo senso concordi. La pianta organica è carente, quello, l'atto della giunta è un atto dovuto, chiaramente, per cui va a reintegrare, ma che cosa? Non con nuovi posti di lavoro, ma eventualmente, cioè, con quelli che ci sono, i precari che ci Con la sono stabilizzazione dentro, del personale. stabilizzazione del personale precario che già è dentro il comune, quindi non c'è nessun nuovo posto di lavoro. È chiaro che questo ha potuto creare Un po' di no, confusione. delle attese, perché è un momento molto difficile, chiaramente nella popolazione, crea un'attesa, no? Nuova assunzione al comune. Una Non speranza. è una speranza, ma purtroppo Non è non così. sarà assolutamente così.